اللي رجعوا اللي ما رجعوش يباك لا اسمح لي. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui là, je suis en direct d'Italie toujours avec mon Gamza. Comment stai, frère? Bene, bene, fratello, alhamdulillah. Qua siamo a Legnago, provincia di Verona, 40 minuti in macchina. Proprio qua siamo in provincia. Questa è la vera provincia, Legnago City. Écoute, tu viens d'ici, non? No, io sono marocchino, sono nato in Marocco, però sono venuto qua all'età di 6-7 anni. E origini marocchine, come un po' tutti i miei compaesani qua. La stragrande maggioranza dei legnaghesi sono marocchini, ecco. Ci puoi presentare aussi un po'? Allora, sono Hamza Tao, sono produttore, cantante, trap, old school, faccio musica da quando ne ho 12-13 anni. Oggi no, oggi no, no, oggi vivo con gusto, poco fare lo snow, cagiamo tutti dallo stesso fuoco, wow, fare il furbo, togli disturbo, guarda che ho visto e fatto di tutto. Sì, 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 prodotto, infatti anche abbiamo prodotto qualche hit per Hamza, per altri ragazzi della città, inshallah usciranno delle robe potenti. E tu ci pensi qua della scena che si passa a Verona un po'? Penso che ci siano 4-5 ragazzi di validi, però purtroppo non siamo cointesi, non siamo cointesi. Alhamdulillah vado d'accordo con Hamza, qualche altro ragazzo, se ci fosse più coesione sarebbe potente. Ma il y a d'autres rappeurs un peu dans le secteur che tu trouves bien, che tu as envie de mettre en avant? Allora ti dico personalmente della mia provincia, purtroppo oggi non sono potuti venire, c'è un ragazzo che si chiama Nate Santana, che è molto bravo, Beppe, lui è il suo produttore. Piacere Lil Force, piacere Zed Glitch. Sono anche loro della provincia, sono molto validi. Ma se caro gatto, ti ha fatto qualche son, mi sa che longtemps non ha più fatto un po' questo. Allora ho già fatto videoclip, ma erano robe, diciamo, amatoriali, eravamo ancora all'inizio. Adesso stiamo lavorando a due progetti, uno da produttore, che uscirà il più presto possibile, adesso vedremo un po' come da farsi, e l'altro da cantante. Lo studio, tu l'hai ouvert quand? Ça fait combien de temps tu l'as? Comment ça? Allora, io in studio ce l'ho da quasi 3-4 anni, dove più ragazzi sono venuti a registrare, produco le mie robe, finalizzo mix e mastering, quindi tutto self-made, perché in provincia è molto difficile andare negli studi e poi costano. Du coup, il y a d'autres rappeurs qui viennent au studio? Allora ti dico, di rapper sono tutti ragazzi emergenti, come ti ho detto Hamza, Beppe, Nate Santana, Lien, abbiamo registrato anche una parte di Profit Zaim, di Sibicat, ci sono shala altri progetti. Beh, tu ci pensi qua di rap marocchino aussi? Penso che il Marocco siano molto avanti, i ragazzi sono molto potenti, però non hanno mezzi materiali. Secondo me non c'è ancora un'industria musicale che possa permettere ai ragazzi di costruirsi un futuro. Secondo me degli emergenti che tengo tanto d'occhio c'è Stormy, 21 Tash, lui è molto bravo. Secondo te? Cosa è il più sviluppato, rap marocchino o rap italiano? La differenza sostanziale è soltanto nei mezzi, nella questione dei video e quant'altro. Dipende da ognuno, cioè io mi posso ascoltare sia Sfera che come Tanya oppure Don Big. Però in Marocco hanno più fotta, hanno più carisma e sono più real rispetto qua agli italiani. Perché lì la merda vera e propria la vivono. Mon gars, dernière question, la dis tout le temps elle. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Milan, però marocchina, Raja. Raja. Sempre, sempre. Bon, vas-y, mon gars, t'as des réseaux, on peut te suivre. Ah ouais, seguitemi su Instagram, YouTube, Spotify, Hamza Tao. Basta che andate su Instagram, trovate tutti i link. Perfetto. Buon courage. Grazie mille, frà.